raccontiamo la genesi di questa interrogazione sull'inceneritore di Parma, che in realtà è solo il punto di partenza per un'analisi più ampia e per l'utilizzo più ampio di questi strumenti. Allora, la questione dell'inceneritore di Parma, per chi non lo sapesse, è legata all'incentivazione delle fonti energetiche. La comunità europea ci ha detto più di una volta, lo dice dagli anni 70, che esiste una gerarchia nel trattamento dei rifiuti, cioè prima devi privilegiare la non produzione dei rifiuti, secondariamente devi privilegiare il recupero di materia e proprio come ultima estrema ratio il recupero di energia tramite la combustione. Questo recepimento è sempre stato oggetto da parte italiana di interpretazioni o di cavilli, perché noi abbiamo sempre cercato di inserire tra le parti nobili del recupero di materia anche il recupero di energia, tramite le famigerate CIP 6, che erano degli incentivi alla produzione di energia da fonti assimilate alle rinnovabili. Fermo restando che la comunità europea ci ha sempre detto: guardate che recuperare energia così non va bene, non potete considerare rinnovabili queste fonti. Noi abbiamo sempre risposto: avete ragione, ma continuiamo a farlo lo stesso. Veniamo al nocciolo, l'inceneritore di Parma ha cercato di attingere a questo pozzo, a questo serbatoio di incentivazione che non si chiama più CIP 6, si chiama certificati verdi. L'oggetto della nostra interrogazione era proprio questo, cioè di capire come fosse inquadrabile questo nel contesto della normativa europea che noi siamo stati chiamati a recepire. E anche, speriamo, grazie al nostro intervento, il GSE, che è il gestore dei servizi elettrici, che è quello che si occupa di attribuire la patente di rinnovabilità alla generazione di energia, ha detto: no, un attimo, secondo noi non ci sono ancora i requisiti, dobbiamo parlarne. E questo è una prima grande vittoria, perché noi abbiamo sempre sostenuto che il recupero di energia tramite combustione di rifiuti non sia la soluzione giusta. A questo punto, prima di tutto, la nostra battaglia contro questo inceneritore è una battaglia che si sta finalizzando, e questa interrogazione e ciò che ha fatto il GSE non fanno altro che confermare il nostro approccio alla cosa. La seconda cosa che vogliamo rimarcare è che il progetto di incenerimento dei rifiuti di base è un sistema che non può essere inserito nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Per noi è particolarmente importante parlarvi di questo, anche per parlarvi di una questione di metodo. Noi abbiamo recepito dal territorio delle istanze, abbiamo recepito la segnalazione di fatti che riguardavano in particolare la città di Parma, ma che in realtà sono fatti che riguardano tutto il territorio nazionale. Abbiamo studiato la questione, abbiamo prodotto un'interrogazione che non voleva essere semplicemente la richiesta per una singola situazione, ma voleva essere una richiesta che si allargasse il più possibile al problema esteso su tutto il territorio nazionale. Pertanto per noi è una vittoria, non solo nel merito ma anche nel metodo, perché attraverso un lavoro che può sembrare lento ma che alla fine produce dei veri risultati, noi abbiamo raccolto le informazioni, le abbiamo strutturate in un documento che appartiene al nostro lavoro qui, cioè un documento che è quello rivolto al Parlamento, rivolto al Governo, e siamo riusciti ad ottenere un'attenzione per un fatto che diventa non più una vittoria di un singolo territorio, ma diventa una vittoria di tutte le realtà che possono condividere la stessa tematica. Questo è quello che vi chiediamo: di essere presenti, di essere attivi, di darci delle segnalazioni, proponendoci anche un iter di possibili risposte, di possibili soluzioni, e di permetterci dunque, con il nostro studio e con il nostro lavoro, di farli diventare degli atti di una vera e propria opposizione parlamentare che produca, che sia fattiva e che sia risolutiva il più possibile dei problemi che ci affliggono.